Bentornato, lo diamo ad Alberto Garbisi, presidente dell'FC di FC Castiglione, di nuovo negli studi di Temporadio. Bentornato presidente. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a voi. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo due coordinate: il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339, e poi ricordo anche il fatto che potete commentare anche sul sito www.temporadio.it. Allora, dunque, tanto per cominciare, complimenti, noi abbiamo tifato, credo che abbiamo fatto un bel gruppo di tifoseria, tutto sommato, dell'FC Castiglione, quantomeno seguendo le vostre vicende. Complimenti, perché avete stravinto, proprio siete stati, avete fatto il Milan di Sacchi, tanto per intenderci, vinceva così, con 20 punti dalla seconda, una cosa di questo tipo qua. Per noi è una grandissima soddisfazione, però diciamo che si è concluso un percorso, quello della stagione passata, sull'obiettivo prefissato che è stato raggiunto. Quindi diciamo che tutto si è compiuto nel migliore dei modi, tutto è andato come ci auguravamo tutti. La cosa che mi gratifica tantissimo è che ho cominciato a rivedere i tifosi allo stadio, anche con scenografie di colori, di entusiasmo, di cori, quindi una tifoseria che c'è stata, soprattutto dalle ultime partite, c'è stata molto vicina, e per i quali sono estremamente soddisfatto e che pubblicamente ringrazio. Mi auguro che l'anno prossimo nel campionato di promozione ci sia altrettanto entusiasmo e ci sia altrettanta partecipazione allo stadio da parte di tutti, e da anche chi non è mai venuto quest'anno, per cui l'invito è quello di seguire la propria squadra, la squadra del proprio paese, la squadra che sta dando comunque dimostrazione di carattere, sta dando comunque dimostrazione di saper ottenere grandi risultati. Vero. Sia da parte della società tutta, che poi è l'artefice della creazione poi anche dei risultati che poi fortunatamente sono arrivati di conseguenza. Però veramente è stato un percorso fantastico, difficilmente sarà replicabile, e questo lo sappiamo tutti, perché come abbiamo vinto noi il campionato di prima categoria, penso che sia rarissimo vedere in tutta Italia. Abbiamo ottenuto dei record, li abbiamo ottenuti noi abbiamo controllato un po' la regione Lombardia e la regione Veneto, e ci siamo dilungati a vedere le altre regioni d'Italia, ma nessuno è stato alla nostra pari. Cioè un campionato vinto con quasi il massimo dei punti disponibili e con il maggior numero di reti segnate e il minor numero di gol subiti. Quindi forti sia, esatto, in attacco, forti anche in difesa. Avete fatto tutte vittorie e due pareggi, se non mi sbaglio. No, abbiamo fatto quattro pareggi e tutte vittorie. Sì. E tutte vittorie, comunque veramente... Cioè... Mike Tyson aveva. No, diciamo che abbiamo fatto un percorso, ripeto, che ha lasciato sbalorditi un po' tutti, perché poi è vero che avevamo una compagine di squadra importante, quindi con dei nomi che il calcio dilettantistico l'hanno calcato per anni a livelli importanti. Però è altrettanto vero che non sempre si riesce a trasferire poi sul campo i valori che sono sulla carta. Certo. Ricordo che un presidente che abbiamo incontrato all'inizio proprio del campionato dell'anno scorso ci disse così a mo' di battuta: in campo non vanno le figurine, cioè è bello avere le figurine del calendario Panini, dell'album Panini, però... Diceva, in campo poi ci vanno i giocatori e il rettangolo di gioco è quello che fa la differenza. Fortunatamente non ha avuto ragione, per cui anche se avevamo le figurine, come diceva lui, poi le abbiamo trasferite anche con i risultati sul campo, e risultati ottenuti nel migliore dei modi e alla stragrande. Allora, faccio una premessa per non tirarmi addosso, perché io non tifo né per le milanesi né per le torinesi, ne ho una per cui tifo e nessuna delle quattro, delle tre, poi sarebbe tre più uno perché c'è anche il Torino, esatto. Però... no, per non tirarmi addosso, perché faccio un altro paragone, mi ricordo prima ho esaltato il Milan, adesso ai tempi di Moratti, dell'Inter di Moratti, si diceva che Moratti volesse far tappezzare di pagine di giornale il campo di San Siro, perché l'Inter era forte sulla carta, no? Diceva, per esempio, e per cui appunto ha fatto anche grandi cose, ha fatto grandi cose, insomma, assolutamente, risultati che difficilmente si ottengono. L'Inter di Mourinho, per esempio, è stata strepitosa, l'Inter del triplete.
però diciamo che noi, il nostro percorso, è vero che eravamo favoriti sulla carta, però ripeto, non è mai semplice essere anche poi sul campo, ottenere i risultati sperati. Guardi, presidente, è qua, è come Martellini disse, campioni del mondo, complimenti. Ora però non molli e continui. Castiglia, che presumo sia Castiglione, va bene, ha bisogno di una grande squadra. Allora, beh, questo è sicuramente nell'intenzione del presidente. Dunque, voi avete vinto il campionato di prima categoria sì. Adesso andate in promozione. Sì. Esatto. E diciamo che più si sale, più diventa difficile, perché tra un po' vi confronterete anche col Bayern Monaco, tra un po' quando andrete in Champions. Speriamo. No, a parte le battute, diventa molto difficile, soprattutto perché cominciano ad esserci delle regole molto più stringenti, nel senso che dal campionato di promozione e eccellenza ci sono l'obbligatorietà di inserire in rosa e quindi anche in campo tutte le domeniche le quote che vanno dall'anno 2000 per quest'anno, per il prossimo campionato di promozione, fino all'anno 97, per cui devi avere 4 quote in campo e automaticamente anche 4 quote in panchina. Quindi, perché se si sostituisce, si fa male, se deve uscire per infortunio, una delle quote deve essere rimpiazzata automaticamente con un'altra quota. Quindi avere 8 quote a disposizione tutte le domeniche non è semplicissimo. Infatti, secondo me, ma questa è una mia opinione personale, la vera differenza in questi campionati, cioè nelle categorie di promozione e eccellenza, le fanno proprio le quote. Più le quote sono pronte, cioè sono brave, più la squadra ha possibilità di lottare per i piani alti della classifica. Meno le quote sono pronte e più difficoltà si ha. Poi, insieme alle quote, bisogna naturalmente avere dei registi. Avere per quote cosa intendono? Mi perdoni. Under, cioè devono essere di nascita negli anni 2000, 99, 98 e 97. Allora, al di là del 97, che già vediamo oggi giocatori pronti, finiti, che militano anche in interregionale, che sono 97, quindi anche giocatori di un certo livello, è già più difficile trovare ragazzi pronti per queste categorie, per l'intensità di queste categorie, delle annate 98, soprattutto 99 e ancor più 2000. Facciamo un altro complimento all'Inter, però. Trovare un Beppe Bergomi che diventa campione del mondo a 17 anni è raro. È rarissimo. O trovare un Pelé che fa 17 anni e esordisce in nazionale è... ripeto, io l'ho sempre detto, i top player ce ne sono uno ogni 400.000, quindi siamo, i numeri sono impietosi su questo, per cui tornando al nostro discorso, il problema è proprio trovare le quote pronte per la prima squadra e per affrontare un campionato di alta classifica. Quello che a me piacerebbe, che sarebbe proprio il mio desiderato, è trovare poi questi ragazzi, queste quote, già nel proprio vivaio. Questo sarebbe veramente la naturale conseguenza di avere un vivaio forte, un vivaio di giovani capaci che crescono all'interno della propria società, della tua società, in maniera coerente e in maniera esponenziale. Certo. La più grande soddisfazione per me sarebbe affrontare una prima squadra con tutti i ragazzi provenienti dal vivaio del Castiglione. Ma infatti ne avevamo già parlato tempo fa, per quale motivo la triade Juve, Milan e Inter sono quelle che vincono di più, in particolare la prima? Fondamentalmente l'organizzazione, cioè hanno addirittura gli insegnanti, per cui i ragazzini non devono andare... È vero che poi tutti, soprattutto i genitori, pensano di avere i figli fenomeni e quindi cercano di accasarli in società con alto blasone, con società professionistiche. Qui nella zona ce n'è qualcuna, parlo di Chievo, parlo di prima c'era Lumezzane, comunque parlo anche di Salò, parlo di Mantova, prima che scendessi in interregionale, insomma ci sono delle società anche qui vicine che fanno da centratore, o comunque altre società anche nel Bresciano o nel Mantovano che hanno dei titoli nazionali o regionali. È logico che il genitore ambisce, ma anche il ragazzo stesso ambisce ad andare a giocare in queste società. La nostra ha titoli provinciali, però quello che è il percorso che abbiamo iniziato ancora due anni fa quando sono arrivato è proprio quello di affrontare pian piano un cammino che ci porterà ad avere esaltazione per i nostri ragazzi, certo, anche e soprattutto al di là della prima squadra nel settore giovanile. E poi non dimentichiamoci, per esempio, un Balotelli, per esempio, giocava fino a qualche anno fa nel Sarezzo, nel Bovezzo, adesso non so, una di quelle squadre. Ha giocato nel Lumezzane, è uscito dal Pavoniana, quindi insomma... Cioè, esatto, quindi...
è uscito anche lui dalla provincia. Esatto, fino a non tantissimi anni fa. Proprio... Il nostro compito è proprio quello di creare un settore giovanile, quindi creare delle fondamenta fortissime e in maniera tale che poi i risultati si vedano nel tempo e si possa anche gioire poi di aver, magari non solo nella nostra prima squadra, ma anche in altre squadre con blasoni ben più importanti rispetto al nostro, vedere la collocazione dei nostri ragazzi. Questo è il nostro, sarebbe la nostra più grande soddisfazione. Benissimo. Fermiamoci un attimo con il presidente dell'FC Castiglione, Garbisi. Ci troviamo tra un paio di minuti. Arriviamo. Stiamo dialogando con Alberto Garbisi, che è il presidente dell'FC Castiglione. Stavamo guardando tanti messaggi e sorridendo. Faccio complimenti agli ascoltatori perché veramente hanno anche fantasia tante volte. Non ho mai visto tanti giovani contenti di giocare e tifare Castiglione. Firmato una mamma contenta. C'era anche un... mandare un saluto... no, va bene, c'è anche chi se la prende con la Juventus, no, non andiamo sugli stereotipi, per favore. Presidente, mi piace come si esprime con i ragazzi, educato, tranquillo e poi un bell'uomo, dice una mamma sua ammiratrice, è vero, gli sono già arrivati alle mamme ammiratrici lei. Ringrazio tutte le mamme, hanno sempre l'aperitivo pagato. Poi, vogliamo il beach soccer. Soccer è, diciamo che è il termine americano per indicare il calcio, ecco, questo per pochi che non lo sapessero. Vale, io sono un amante di tutti gli sport, per cui per me sport è salute, per me sport è divertimento, per me sport è piacere. Farei veramente un polo a Castiglione e gli spazi ci sarebbero pure, quindi lancio il messaggio anche all'amministrazione comunale, dove radunare più discipline tutte nello stesso punto, in maniera tale che tutti siano partecipi anche degli sport di altre attività e di sport diversi e possono anche avvicinarsi a sport diversi. Che possono comunque essere un allenamento adesso, a parte tutto, perché si affonda nella sabbia, quindi si impara quando magari il terreno è pesante, cose di questo tipo, insomma. È che abbiamo un problema enorme che è il tempo, però esatto. Se non avessimo questa condizione che ci vincola nelle nostre azioni quotidiane, lo sport sarebbe veramente un toccasano, soprattutto per i nostri ragazzi. Infatti, sono franco, ma perché non fate la spola con Montichiari? I calori sono uguali. No, beh, ma non si può, perché poi insomma ci sono due scuole diverse. Anche il Castiglione è legato al Milan e Montichiari è legato all'Inter. Cioè, sì, qua torniamo ancora una volta. Però sono società diverse, pur essendo vicine, ma hanno obiettivi diversi. C'è anche il Desenzano, sempre questo, che è rosso blu. Chi può mai dirlo? Magari in un futuro ci potrà essere una collaborazione. Certo, assolutamente. Oggi, e dico sempre a tutti, l'unione fa la forza, soprattutto in questi momenti di difficoltà anche di un certo tipo. Allora, Dario dice, bravi, però allo stadio siamo sempre in pochi, mannaggia, dice Dario. Ecco, noi abbiamo lanciato tutti due volte alla settimana, noi teniamo il lunedì e il venerdì, nel tempo Radio Sport, abbiamo sempre lanciato appunto proprio l'appello di andate a seguire il Castiglione quando è in casa sicuramente e possibilmente anche fuori casa. Tra l'altro, ecco, buono tra l'altro che salendo gli stadi diventano sempre più belli, insomma. Quindi, sì. Questa è una grandissima verità, quindi si comincia a giocare anche in stadi più importanti, come comincia ad esserci la terna arbitrale, quindi tutto comincia a configurarsi come una situazione molto più vicina al professionismo. Quest'anno siamo tra l'altro nel girone di promozione che vede moltissime squadre qui del circondario, parlo di Asola, parlo di Goito, parlo di Montichiari, parlo di Desenzano, parlo di Padenghe, quindi tantissime realtà che disputeranno il campionato di promozione che sono nostre vicine di casa. Ecco perché invito a maggior ragione anche i tifosi a venire anche in trasferta. Ecco, il Desenzano è rosso-blu, quando andrete in trasferta maglia bianca o ne scegliete un'altra? Chi gioca in casa dovrà cambiare la maglia, quindi perché la prelazione ce l'ha chi arriva ospite. Ah, quindi ecco, chi è ospite giocherà con i colori rosso-blu. Con i propri colori? E quindi chi gioca in casa invece dovrà cambiare la maglia. Avete già scelto una... Ma noi abbiamo come seconda maglia quella bianca, per cui bianca con i profili rosso-blu. Per cui quando giochiamo in casa, che ci sono delle squadre che hanno la situazione cromatica vicino alla nostra, noi usiamo sempre di consueto la maglia bianca. La butto lì, una bella mimetica, così gli avversari non vi vedono. No, perché sono un tradizionalista in questo senso. Può sembrare una sciocchezza, però a proposito dei mondiali, guardate, metà almeno delle squadre africane hanno la maglia verde
e in televisione non li vedi, vedi le calze. Ma lì c'è un problema un po' diverso. Vedi le calze che corrono da sole. Sono fedele ai colori rosso-blu storici del Castiglione, per cui seguirò sempre quella strada di usare il colore tradizionale. Certo. Quindi rosso-blu è quando dobbiamo per forza cambiare, useremo le maglie bianche. Stessa cosa succede con l'Irlanda, che la maglia verde anche lei, e non vedi, cioè non vedi i giocatori, vedi le scarpe magari. Che... Allora, vediamo, le dicono un bel maxi schermo allo stadio per i mondiali, io tifo Argentina, dice Max, che salutiamo. C'era un'altra domanda anche, c'era un altro ascoltatore che... Ecco qua, lei per chi tifa i mondiali, io Argentina e Portogallo. Portogallo concordo, ma anche l'Argentina tutto sommato, abbiamo avuto anche un ospite argentino. Io tifo per chi giocherà meglio e chi esprimerà il calcio migliore. È molto diplomatica questa, Presidente. Allora, salve Presidente, ha sentito che il Brescia femminile ha perso la finale con la Juve per rigore inesistente, non è vero, ha perso ai rigori, non per un rigore. Anche lì il Brescia femminile adesso sta attraversando una situazione abbastanza complicata per quanto è a livello societario, quindi... Sì, peccato tra l'altro perché veramente si è giocato. Di mollare, quindi penso che gran parte della squadra verrà assorbita da qualche realtà professionistica di più alto livello, tipo Milan, Inter, Juve, perché poi comunque non dimentichiamo che le giocatrici del Brescia sono di altissimo profilo. Quindi... Sì, sì, beh, ha giocato la finale appunto con il Brescia, proprio lo spareggio con la Juventus. Peccato perché è andato via Mister Russo, una grande persona, dice un ascoltatore o ascoltatrice, presumo un ascoltatore. Infatti voi avete cambiato allenatore. Abbiamo stata una scelta più basata sulla condizione anche dell'utilizzo delle quote obbligatorio e anche sulla condizione dell'esperienza della categoria. Mister Russo ha fatto un lavoro egregio quest'anno, è vero che aveva una squadra a disposizione di altissimo livello. Però è vero che comunque ha saputo tenere equilibrio, ha saputo tenere fino alla fine la barra dritta, come si suol dire. Quest'anno però serve una componente un po' più legata all'esperienza, quindi ci siamo affidati ad un allenatore che la promozione e l'eccellenza le ha fatte in lungo e in largo, quindi ne ha anche vinte e soprattutto conosce perfettamente anche tutte le realtà che affrontiamo, che andremo ad affrontare, quindi i giocatori, quindi le società, cioè cosa che invece il mister Russo, venendo da un puro settore giovanile, non aveva questa dimestichezza né questa conoscenza. Lo dica che avete preso José Mourinho, cioè, come allenatore. Infatti adesso ci ha dato l'ok, deve venire a breve a firmare. Sarebbe però una grande... Cioè, c'era un ascoltatore, si ricorda, che le aveva detto: guardi che lascia Totti, lo prenda lei. Sì. No? Ecco, avere una sarebbe veramente un esperimento interessante. Presidente Altobelli. Sì. Spillo, presumo anche. Altobelli attualmente. Ah, no, il figlio di Spillo? Sì, attualmente fa ancora parte della rosa del Castiglione, salvo colpi da matto del giocatore, però ad oggi lo consideriamo come facente parte della squadra. Somiglia al padre come stile? No. Sono due persone. Il padre era accusato di essere troppo freddo. Allora, il padre è stato, a mio avviso, un grande centravanti puro, fisicato, un uomo d'area, un uomo da gol, la porta la vedeva bene. Il figlio, secondo me, ha più qualità a livello tecnico e però meno fisicità rispetto al padre, meno, diciamo, quell'affezione a far gol di rapina, a far gol con grandi tiri, a inserirsi in maniera perfetta negli spazi. È più un ragionatore, più ha più qualità che forza o perché non fisicità. Ha mai visto personalmente Spillo, è un bel 1,85 m robusto, Quindi, figlio è un po' più piccolo, Garbisi sindaco anche, le dicono anche, quindi va bene. Spero che il mio amico Enrico Volpi non senta. Poi, allora, un lungo messaggio dice: i bimbi, quanto è lungo e quando li tenete? La squadra potrebbe organizzare per esempio un dopo scuola, prendete una retta, fate un servizio e poi fate anche scuola a calcio, dice papà lavoratore. Ci abbiamo già pensato, era stata una delle idee che avevo e che ho proclamato quando sono arrivato, e oggi, quest'anno, troverà anche compimento. Inizieremo con un corso di inglese, quindi un dopo scuola basato
sull'insegnamento dell'inglese. Adesso definiremo anche le età, perché naturalmente dobbiamo cercare di creare una situazione omogenea. Per cui a breve nel nostro sito verranno inserite tutte le informazioni a tal proposito. Bene, allora quindi una veramente in maniera tale che anche i ragazzini, sì, naturalmente avrà un costo, cercheremo di calmierarlo, di tenerlo anche certo, soprattutto per i nostri tesserati, in maniera calmierata, però sicuramente interverremo in tal senso, cioè ci sarà un percorso di lingua inglese suddiviso su 2-3 giorni a settimana, in maniera tale cercheremo anche di farlo prima dell'inizio dell'allenamento, così i bambini anche avranno una sorta anche di dopo scuola. Benissimo, allora vediamo, presidente, con pacatezza, con professionalità e calma, siamo in promozione grazie a lei. Poi ancora Garbisi, da adesso in poi sempre meglio con lei presidente, dice Paolo. Poi ancora presidente, il Castiglione Calcio grazie a lei è diventato di nuovo popolare, il calcio giocato non è quello urlato, il presidente, posso testimoniare io, fa da sempre una campagna per il fair play fondamentalmente, cioè per la tranquillità, specialmente da parte dei tifosi e dei genitori anche. Presidente, un applauso alle mamme di Castiglione. Poi, cosa ne pensa della nazionale? Hanno fatto piangere anche contro l'Olanda, più che altro piangiamo per il fatto che non siamo qualificati ai mondiali. Io non, appartengo a una generazione che si era sempre qualificata, insomma, sì, aveva sempre visto il primo caso nella storia della nazionale italiana. Però purtroppo è andata così e dovremmo fare necessità di virtù, ci cospargeremo un po' il capo di cenere tutti per capire che cosa è andato storto e di non ripetere gli stessi errori poi in futuro. Certo. Invece mi riallaccio al messaggio delle mamme dei nostri piccoli atleti di Castiglione, che continuo a ringraziare perché continuano a dimostrare vicinanza alla società, ai loro figli. Non è semplice, vi dico, organizzare tutto in maniera impeccabile, ma anche grazie al loro aiuto e al loro sostegno alla fine si riesce a trovare sempre un meccanismo valido e a trovare sempre collaborazione da parte di tutti. Poi, per cui le ringrazio ancora pubblicamente. Poi vogliamo il sindaco colorato di rosso-blu anche, quindi Enrico Volpi, appunto, bisognerà dipingerlo, insomma, magari con come si fa appunto. L'invito c'è per lui e anche per chiunque dell'amministrazione comunale voglia venire a tifare Castiglione alla domenica. Assolutamente. Durante la partita. La pizzata mitica anche, ciao, dice un altro messaggio. Allora, visto che siamo in chiusura, volevo però prima di chiudere chiedere un attimino anche proprio del settore giovanile, dei risultati insomma dei ragazzi. Sì, anche qui mi riempiono di orgoglio perché ho visto un progresso costante e anche a doppio digit, come si usa in un termine tecnico nella tecnologia, perché veramente hanno fatto dei passi da gigante. Da quando sono arrivato, che ho trovato una situazione abbastanza difficile, ad oggi veramente il nostro settore giovanile è cresciuto in maniera esponenziale e ce ne hanno dato dimostrazione anche i risultati. Abbiamo ottenuto una finale nel Brescia oggi con i 2007-2008, prima situazione di tutta la storia del Castiglione, per cui di questo ne andiamo fieri. Stiamo vincendo diversi tornei anche con i nostri esordienti 2005, i nostri 2006 si comportano bene, abbiamo ottenuto un grande risultato con i giovanissimi 2004, che siamo stati un po' sfortunati, abbiamo perso nella finale, però siamo arrivati secondi nel campionato della fascia giovanissimi. I nostri allievi hanno dimostrato, nonostante le difficoltà, di essere una squadra compatta, coerente e di aver ottenuto anche loro grandi risultati. La nostra juniores, nonostante molti della juniores siano stati poi l'anno scorso inseriti anche nella prima squadra e abbiano avuto un po' di vicissitudine, comunque non hanno mai mollato e si sono comportati bene anche nei tornei con formazioni dove hanno affrontato formazioni anche di livello superiore, quindi con titoli regionali. Per cui questo mi riempie di orgoglio. Continueremo così e anche l'anno prossimo abbiamo già alzato la sticella della qualità, abbiamo riorganizzato, ci saranno quasi tutti allenatori nuovi, quasi tutti insegnanti nuovi, nelle situazioni dei più piccoli, quindi parlo dei piccoli amici, sono tutti istruttori che hanno la laurea in scienze motorie e che lo fanno proprio di professione, quindi o sono insegnanti ISEF oppure fanno proprio gli insegnanti di calcio proprio di professione, quindi non sono dopo lavoristi. Certo. Ringraziamo tantissimo allora il presidente dell'FC Castiglione,
Alberto Garbisi, grazie Presidente, complimenti ancora. Grazie a voi e complimenti ai nostri ragazzi e ai genitori dei nostri ragazzi. Aspetto tutti i tifosi, sempre più numerosi, allo stadio per vedere il Castiglione in promozione. Infatti vede, dice, i bambini sono i veri campioni, forza Castiu. Benissimo, c'è un ultimo messaggio che era arrivato. Grazie sono Presidente. Sono d'accordo. Grazie a voi, grazie ai nostri radioascoltatori.